Buongiorno a tutte e a tutti. Quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, come amministrazione comunale abbiamo pensato di condividere con voi le riflessioni di Giovanna Ferrari, donna impegnata da anni a contrastare le basi culturali della discriminazione di genere. La guerra, scoppiata di recente in Europa, ha messo ulteriormente in luce, in modo drammatico, quanto le donne siano costrette a subire le scelte maschili. Buon ascolto e buona festa delle donne a tutte. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, banalizzata in festa della donna a scopo consumistico, svuotandola del suo significato originario di lotta per i diritti delle donne. Lotta che, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, inizio Novecento, si concentrava soprattutto sul diritto di voto negato alle donne. In Italia la Giornata Internazionale della Donna fu celebrata per la prima volta soltanto nel 1922 ed ebbe da subito una connotazione fortemente politica per le pesanti discriminazioni subite dalle donne, costrette a posizioni di subalternità al padre prima, al marito poi, e private dei più elementari diritti intellettuali, civili e politici, equiparate ai minori e ai minorati, destinate unicamente a fare figli per la patria, in un'ottica che contempla, e qui il presente è d'obbligo, solo i molti doveri, senza neppure il diritto di lasciare traccia della propria maternità nel cognome trasmesso ai figli, completamente cancellato dal marchio di proprietà patrilineare. Discriminazione che, malgrado la parziale riforma del diritto di famiglia e la palese incostituzionalità, sta comportando una lunga e difficile battaglia, ora giunta, e vedremo con quale esito, in sede parlamentare. L'8 marzo, dunque, che veniva già utilizzato in altri paesi per questa celebrazione, fu scelto come data ufficiale. Il simbolo stesso dell'8 marzo, la mimosa, con la quale gli uomini omaggiano le donne in questa giornata, è un plagio, uno scippo di significato e valore simbolico. La mimosa, infatti, è il fiore povero che fioriva spontaneo e copioso a Roma nel periodo intorno all'8 marzo. Per iniziativa di Marisa Rodano e Teresa Mattei, donne dell'UDI, Unione Donne in Italia, che poi ebbero ruoli importanti nella storia dell'Italia repubblicana, nel 1946 la mimosa venne utilizzata dall'UDI proprio per accompagnare il materiale informativo rivolto alle donne che per la prima volta venivano chiamate alle urne per le amministrative del 1946. La mimosa è tuttora simbolo dell'UDI e delle lotte per i diritti delle donne sostenute dalle donne dal dopoguerra ad oggi. Non un regalo quindi la mimosa, così come non lo fu il diritto di voto, il diritto a partecipare, cioè pieno titolo della vita politica del paese. Non un regalo, non una paterna concessione, ma un diritto conquistato con lunghe e aspre battaglie dalle donne, a partire da Olympe de Gouges, che in piena rivoluzione francese, per aver osato convertire al femminile la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, dichiarando l'uguaglianza politica e sociale tra uomo e donna, venne ghigliottinata per aver dimenticato le virtù che si convengono al suo sesso, che altre non erano e ancora in gran parte sono, che la incondizionata sottomissione all'uomo. In questi 74 anni di storia italiana, le lotte sostenute dalle donne per vedere applicato nella pratica quel principio di uguaglianza e pari dignità sociale senza distinzione di sesso, astrattamente sancito dalla nostra Costituzione, hanno portato all'acquisizione di diritti tanto importanti quanto ancora parziali e mai del tutto acquisiti. Ciò che li rende sempre instabili è la mancata applicazione di un altro principio fondamentale della nostra Costituzione, che impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'effettivo esercizio della libertà e della partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. La discriminazione derivante dai ruoli rigidamente imposti a uomini e donne, che si fonda su una visione stereotipata del maschile e del femminile,
è ancora fortemente radicata nel nostro bagaglio culturale e continua a ostacolare l'empowerment femminile. Lo scopo è chiaramente quello di mantenere lo status quo, cioè lo squilibrio di potere che da millenni assoggetta ai bisogni e agli interessi maschili il corpo sessuato femminile. La logica del potere, della sopraffazione, la legge del più forte, sia per muscoli che per risorse economiche o dotazione bellica, è la bieca logica del patriarcato, che fa del diverso da sé un nemico da conquistare, sottomettere, sfruttare, umiliare e annientare e distruggere se rivendica la propria dignità di essere umano, il proprio diritto all'autodeterminazione. È la logica che sottende alla guerra, che non a caso vede gli uomini occupare la scena e ribadire quasi con orgoglio l'ideale di virilità guerriera e a rimarcare la suddivisione di quei ruoli tra uomini e donne che le relative conquiste in fatto di diritti femminili hanno compromesso. Gli uomini a combattere, donne e bambini da mettere in salvo, da proteggere. Lo vediamo nella retorica con cui si sta narrando la guerra in Ucraina, che rispecchia la retorica patriarcale. Esibendo protezione a donne e bambini, si relegano le donne nella categoria della fragilità. Non solo la protezione è l'altra faccia del potere e implica subordinazione obbediente, ma fa passare come minorazione, debolezza, incapacità ciò che è millenaria discriminazione. Tace sulle donne che scelgono di combattere, che nelle forze armate prestano servizio e pur tra mille ostacoli hanno raggiunto posizioni di responsabilità, ma tace anche sul prezzo mostruoso che le donne pagano nei conflitti, che non solo non risparmiano i civili, ma che le donne pagano sul loro corpo sessuato che diventa obiettivo militare, la loro soggettività e dignità umana è strategicamente violata, cancellata e ridotta a territorio nemico da devastare, umiliare, sottomettere. Di stupri di guerra feroci, devastanti, è piena la storia, anche se solo negli ultimi decenni si alzano voci, soprattutto femminili, per denunciarli e condannarli come crimini di guerra. E non è certo un privilegio quello riservato alle donne in fuga con i bambini, destinati alla precarietà dello status di esuli, di profughi, alla mercé della solidarietà o dell'opportunismo politico di altri stati. In questo tragico scenario di guerra, che sembra far passare come inopportuna, addirittura frivola, la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna, l'8 marzo, al contrario, si riappropria del suo valore di lotta contro ogni discriminazione e per il diritto all'autodeterminazione, che nella donna trova una doppia ragione, discriminata e assoggettata al potere maschile in ogni ambito, non solo pubblico, ma anche privato, vittima non solo del nemico esterno, al di là dei confini, ma anche di quello interno ai confini del proprio Stato e della propria casa. Il mio saluto per questa Giornata Internazionale della Donna è quello di mantenere alto il valore dei diritti, soprattutto dei più emarginati e soprattutto delle donne. Questo è il significato che voglio dare a questa giornata, una giornata che continua a essere una giornata di lotta.